Secondo alcuni siti web, tra cui Wikipedia.org, cresciuto con il sogno di diventare giornalista, intraprende la sua carriera nel 1956, a soli 18 anni, come cronista nel quotidiano romano Paese Sera. Nel 1957 entra a parte della redazione del Corriere Mercantile di Genova. A 22 anni comincia a collaborare con TV Sorrisi e Canzoni, intervista fra l'altro Totò. Pochi anni più tardi, nel 1960, diventa caporedattore della redazione romana del settimanale Grazie. Nel 1963 esordisce come autore radiofonico per uno spettacolo affidatogli da Luciano Rispoli, allora caposervizio del varietà a Radio Rai. Già da qualche tempo si diceva che Mighty Costanzo era ricoverato nella casa di cura Parioli. La scorsa settimana precisamente, operato al cuore e ricoverato diverse volte, non aveva mai smesso fare ciò che faceva. Da un po' però non era presente in TV, ma non ha mai nascosto l'immenso amore e stima che provava per la moglie Maria De Filippi. Poco tempo fa, in un'intervista a Che Tempo Che Fa, sua moglie Maria De Filippi svelò che Costanzo soffriva di diabete, una malattia che può solo essere tenuta sotto controllo, ed era questo che Maria faceva costantemente, monitorare la dispensa dei dolciumi del marito. Proprio per preservare la sua salute, per molti anni Maria De Filippi ha tenuto sotto controllo la dieta del marito, stabilita da un nutrizionista.